Ciao, sono Cinzia De Falco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di Local Marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, io sono Cinzia De Falco, voi siete su Marketing per Negozianti, soluzioni vincenti per attività locali. Continuiamo la scorsa puntata parlando ancora di Facebook Ads Local, perché in tanti hanno insomma mostrato molto interesse verso il canale Facebook appunto dedicato alle attività locali. Ecco perché ho deciso di dedicare anche quest'altro martedì prendendo spunto da un'altra vostra domanda interessante che mi è arrivata, cioè: qual è l'obiettivo di Facebook più giusto, diciamo più calzante per chi ha un'attività locale? Quindi intendo rispondere proprio a questa domanda, quindi mi raccomando massima attenzione e intanto vi ricordo di andare subito, qualora non l'aveste già fatto, su www.marketingpernegozianti.it per scoprire la soluzione più efficace per portare al successo la vostra attività sul territorio, la vostra attività locale. Ma adesso veniamo a noi, parliamo sempre di Facebook Ads Local, rispondo alla domanda qual è l'obiettivo più pertinente, più opportuno per le attività locali, vi rispondo subito. In realtà sono due, faccio una distinzione. Diciamo il traffico al punto vendita, questo è l'obiettivo per eccellenza di chi punta, chiaramente come voi che avete attività locali, ad incrementare le visite e le vendite, ma è possibile utilizzare questo obiettivo solo se avete più punti vendita. Se invece avete un solo punto vendita, l'obiettivo migliore è sicuramente quello della copertura. Adesso andiamo ad approfondire come sempre, perché la copertura permette di usare la targetizzazione geografica per raggiungere le persone entro una certa distanza dal vostro punto vendita, quindi entro un raggio chilometrico. Fate attenzione perché questo tipo di campagna è molto vantaggioso per le vostre attività locali, in quanto vi consente di promuovere solo chiaramente la vostra sede, ma soprattutto utilizzando una serie di funzioni di localizzazione dinamica molto molto interessanti. Sapete che la localizzazione dinamica lascia fare un po' a Facebook, no? Si dà una certa autonomia, ci si affida un po' al canale pubblicitario, che in questo caso è Facebook. Però devo dire che le funzioni di localizzazione dinamica funzionano davvero molto bene. Sono molto interessanti perché vi consentono di A, personalizzare le inserzioni con contenuti localizzati per il vostro negozio, quindi anche con indirizzo e telefono. B, perché vi consentono di usare un'unità con mappa dello strumento di localizzazione del vostro punto vendita. C, vi consente di inserire i pulsanti call to action come le indicazioni stradali o il chiama ora. D, mostra le inserzioni solo ed esclusivamente alle persone che si trovano entro un certo raggio dal vostro punto vendita, che chiaramente avete impostato. È bene specificare però che le visite al punto vendita non indicano il numero esatto di persone che hanno visitato il vostro negozio, ma è diciamo una stima del numero di volte in cui le persone visitano il negozio grazie all'inserzione Facebook, cioè dopo aver visto l'inserzione Facebook. Badate bene che dal 1 aprile 2021 l'ottimizzazione per visite al punto vendita non è più disponibile, ma c'è un altro livello di ottimizzazione, quindi attraverso la quale potete ottimizzare la vostra campagna, cioè quello di creare inserzioni con l'obiettivo di traffico nel punto vendita usando le ottimizzazioni delle vendite in negozio e della copertura. Quindi, come vedete, anche Facebook dedica sempre di più e stringe, diciamo, la forbice attorno alle attività locali con delle iniziative davvero molto interessanti che vi invito a testare, perché voi sapete che Marketing per Negozianti racchiude tutte le strategie di local marketing che dovreste mettere in atto. Come sempre sapete, il protagonista indiscusso e diciamo che regna sovrano è Google My Business, ma non dimenticate anche gli altri canali che vanno integrati all'interno di una strategia. Facebook Ads Local sta dimostrando di avere delle buone iniziative, ma soprattutto degli strumenti efficaci nel vostro caso. Quindi, per rispondere e riepilogare brevemente a chi mi ha fatto questa domanda, giustamente dire: ok Cinzia, ma qual è l'obiettivo più adatto a noi che abbiamo diciamo un'attività sul territorio? Vi ripeto, se avete più sedi l'obiettivo per eccellenza è il traffico al punto vendita, se invece parliamo di una sola sede allora parliamo di un obiettivo di copertura che vi consente di avere, ricordatevi, le funzioni di localizzazione
Dinamica. Che cosa sono? Quindi vi consentono di personalizzare le inserzioni con contenuti localizzati, usare l'unità con mappa dello strumento di localizzazione, i pulsanti call to action come il chiama ora o le indicazioni stradali e mostrare le inserzioni solo alle persone che si trovano in un certo raggio chilometrico. Quindi mi raccomando, iniziate a testare anche questi altri strumenti, soprattutto a integrarli all'interno della vostra strategia di marketing e vedrete che i risultati sono davvero, davvero molto soddisfacenti. Perché ricordatevi che voi che avete attività sul territorio siete dei privilegiati, non mi stancherò mai di dirvelo, perché avete la possibilità di avere una relazione diretta con il cliente e Google dalla vostra parte che davvero incrementa, inventa sempre nuovi strumenti di business per voi, basta soltanto saperli utilizzare nel modo giusto. Spero di avervi, diciamo, dato uno spunto, aperto uno spunto sulle Facebook Ads Local e io invece come sempre vi aspetto al prossimo martedì. Ciao! E come sempre mi trovi su www.cinziadefalco.it.